Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Colazione di oggi. Ho fatto una bella spremuta di due arance e o qualsiasi altro frutto potete utilizzare. Ho mangiato quattro noci e ho fatto questo buonissimo dolce senza zucchero e senza glutine e senza farina con i fiocchi d'avena e mele. Ho messo sopra dei mirtilli rossi essiccati e concluso con un bel tè caldo. Adesso piano piano me la finisco, me la mangio, che si inizia in questo modo la giornata veramente, veramente bene. E niente, la condivido con voi la ricetta prendendo innanzitutto due mele, le tagliamo a cubetti, le mettiamo in una ciotola. Successivamente, quindi 160 grammi di mele, pressappoco. Ho aggiunto 160 grammi di fiocchi d'avena, 300 grammi di yogurt greco. Se volete fare la versione vegana, utilizzate tranquillamente lo yogurt di soia, che viene spettacolare uguale. Ho messo un cucchiaino di cannella, un mezzo cucchiaino di zenzero, potete anche abbondare, mi raccomando. Due cucchiai di sciroppo d'acero per dolcificare un po' di più, tre cucchiaini di lievito. E il gioco è veramente fatto, pochissimi ingredienti. Adesso li ho messi in una teglia piccolina di vetro, ho aggiunto in superficie i miei mirtilli rossi e ho infornato, boh, ho messo anche un pochino di sciroppo d'acero, a dire la verità, ma è facoltativo. E poi ho infornato a 180 gradi per 45 minuti e niente, l'ho tagliata. Oh, dovete assolutamente provarla, veramente buona, soffice, umida al punto giusto, conservarla in frigorifero, mi raccomando. E niente, buona colazione, buona giornata a tutti e se volete mettete un bel like al video e iscrivetevi al mio canale, vi aspetto!